ci troviamo con un modello completo dal punto di vista dei materiali e della modellazione in seguito alle istruzioni date nelle lezioni precedenti. Affrontiamo questa volta l'illuminazione. Selezioniamo la luce che di default viene messa dentro ai file di partenza di Blender e andiamo ad analizzarne le caratteristiche. La porto davanti al nostro edificio e in questo pannello a questa voce qua, a questo pulsante, ho le caratteristiche della luce. Esistono 5 tipi di luce, li analizzeremo tutti. Iniziamo a vedere le caratteristiche del primo, la point light. La point light, che equivale ad esempio alla Omnilight di 3D Studio Max, è una luce virtualmente adimensionale, cioè grande come un punto, e che illumina in tutte le direzioni nella stessa maniera, un po' come se fosse una piccola stella. Nella point light abbiamo come caratteristiche il colore della luce, l'energia e la distanza del falof e poi le ombre. Vediamo man mano tutti questi parametri. Proviamo a visualizzare l'effetto della luce. Per fare questo ci mettiamo in modalità rendered nella viewport, ovvero vediamo la viewport come se fosse un rendering. Impiega del tempo ovviamente ad aggiornarsi perché calcola l'intero rendering. Al momento la nostra luce è estremamente debole. Se noi andiamo ad aumentarne la potenza, illumina di più. Se volessimo non solo una maggiore potenza di illuminazione, ma anche la possibilità di avere la nostra luce che illumini uno spazio maggiore, dobbiamo andare a modificare il falof. Il falof ha un parametro distance che mi indica la distanza a cui la luce è decaduta della metà della sua potenza, ovvero a 10 metri di distanza questa luce vale la metà della potenza che ha in origine. Se noi vogliamo invece avere come valore di riferimento non dove la luce ha la metà della potenza, ma dove la luce ha valore zero, dobbiamo attivare questo comando sphere. Attivando il comando sphere compare una sfera intorno alla luce e al di fuori di questa sfera la potenza della luce sarà zero, per cui io in questo caso devo avvicinare di più la luce al pavimento per vederne l'effetto. Non basta ancora. Ecco, questo è l'effetto della nostra luce se si trova con sphere attivo. Questo è il riflesso sui vetri. Ma come facciamo a regolarci per avere un'illuminazione sufficiente? Basta andare ad aumentare questa distance, per cui andiamo a mettere 50 ad esempio, riattiviamo il rendering ed ecco che la nostra luce avrà un'illuminazione più diffusa. Se poi togliamo lo sphere, 50 metri non sarà dove la luce vale 0, ma dove la luce vale la metà della sua potenza, per cui sarà ancora maggiore. Quindi abbiamo visto l'energia, abbiamo visto la distance, questo è il colore della luce. Se noi vogliamo fare una luce più fredda o più calda, semplicemente andiamo a ritoccarne il colore. Si può notare che bastano variazioni molto piccole intorno allo zero, cioè intorno al bianco, per avere subito una connotazione di colore evidente. Quindi non bisogna esagerare con la colorazione della luce, a meno che si vogliano effetti particolari. Così ritorniamo alla luce bianca. Un'altra caratteristica molto importante per le luci è questa opzione, this layer only. Certe volte abbiamo bisogno di rendere più illuminato un singolo oggetto nella nostra scena. Allora, se noi attiviamo il parametro this layer only, la luce andrà a illuminare solo gli oggetti che sono sullo stesso layer della luce. Nel nostro caso, questa luce si trova sul primo layer. Anche l'edificio si trova sul primo layer, mentre invece il pavimento si trova sul layer di sotto.
Quindi se io nella mia luce vado ad attivare This Layer Only, il pavimento non verrà illuminato. Facciamo la prova. Andiamo ad attivare This Layer Only per la luce ed ecco che il pavimento non viene illuminato, mentre invece l'edificio, essendo sullo stesso layer della luce, viene illuminato. Ma veniamo alla caratteristica più importante, ovvero la possibilità di generare ombre portate, perché finora la luce sta illuminando la scena senza produrre ombre portate, perciò se una superficie in questo momento è illuminata o è buia dipende solo dalla sua distanza dalla luce e dalla sua inclinazione rispetto alla luce. Possiamo vedere qui dietro che il pavimento, nonostante sia dietro all'edificio rispetto alla luce, non riceve alcuna ombra, ovvero in questo momento non c'è calcolo di ombre portate. Per attivarlo dovremo andare a fare Ray Shadow. Ed ecco che la nostra luce andrà a fare le ombre portate. Ma le ombre portate di una luce di questo genere in questo momento risultano un po' strane, cioè risultano perfettamente nette. Per questo perché la nostra luce sta calcolando con un solo sample, ovvero per ogni punto che incontra c'è un solo raggio che va a incrociare quel punto. Ma noi sappiamo dal mondo reale che quando abbiamo una luce che proietta delle ombre, le ombre vicino agli oggetti sono nette, man mano che si allontanano diventano sfumate. Questo concetto viene simulato dal computer attraverso l'uso di più samples, ovvero attraverso il fatto che man mano che io incrocio gli oggetti, i raggi che li colpiscono sono molteplici e questi raggi si spargono in maniera uniforme nell'intorno. Se io vado perciò ad aumentare il numero di samples, ad esempio a 5, l'ombra inizia a sfumare qua intorno. Se io voglio vedere questo effetto in maniera più evidente, devo aumentare il soft size, ovvero quanto l'ombra va a sfumare poi successivamente. Adesso è 1 metro, se io vado a mettere 10 metri, ecco che la mia ombra, quando si allontana, diventa sfumata. Adesso 10 metri potrebbe essere fin tanto, se vado a mettere 5 metri ho un effetto più realistico. Andiamo a spostare la nostra luce più in basso per avere un'ombra un po' più marcata. E qui possiamo vedere chiaramente l'effetto dell'ombra che va a sfumare. Questo grazie alla regolazione del numero di samples e del soft size. Se metto un numero di samples troppo basso, la mia sfumatura inizierà a diventare puntinata. Andiamo a mettere ad esempio 2. Ecco, qui si può vedere che la sfumatura dell'ombra è diventata puntinata, mentre invece se vado a mettere un valore, ad esempio 6, la sfumatura della nostra ombra diventa molto più morbida. Di solito bastano valori entro gli 8 samples per avere sempre delle sfumature molto morbide. Queste sono le caratteristiche della point light. Ma la point light si può vedere qui che illumina, essendo un punto in un determinato in una determinata posizione dello spazio, è un punto che determina delle ombre a raggiera a partire dalla sua origine. Mentre invece, se noi volessimo andare a simulare un sole, dobbiamo avere delle ombre parallele. Questo perché il sole si trova ad una distanza che si può considerare infinita e come tali i suoi raggi vengono considerati paralleli.